Bella ragazzi, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, Fe, oggi parliamo degli acquisti di marzo, acquisti insomma abbastanza importanti, abbastanza comendiani. Niente, direi di partire subito dall'acquisto forse più importante, il puff da studio. Vedete che è un po' impolverato, chiaramente. Questo l'ho preso, ragazzi, per appoggiare le gambe alle mie sessioni, soprattutto quando creo le livree su Gran Turismo 7, e per metterci dentro dei fili della roba che si può aprire. È molto comodo, ragazzi, cioè lo consiglio, l'ho trovato, cazzo, l'ho preso, è Picasa. Sui 10 euro te lo godi a manetta. Poi, dobbiamo aggiornare i pop. Aspetta un attimo. Aggiorniamo i pop. Ok, apriamo qua. Ne abbiamo due in più, siamo a 64. Siamo sui 1100 di valore totale. Eccoli qua. Pop musicali di John Lennon ed Elvis. Qua abbiamo tutti i CD, ma la collezione di CD la farò vedere tra un po' perché è aumentata. Anche molto belli, questo con John Lennon soprattutto mi piace un casino. Ok, poi anche la collezione di Star Wars è aumentata con i 3 CD della soundtrack della trilogia classica e i 3 CD della trilogia prequel, quella della trilogia sequel. Anche no, grazie. Eccoli qua, faccio vedere uno. Eccoci qua, un grande John Williams, però c'è un piccolo errore, attenzione, errore in diretta. Eccoci qua. Buono. Così, diciamo, la collezione di Star Wars si arricchisce di altri pezzi importanti. Eccoci qua. Poi non mi ricordo se devo far vedere altre cose, sinceramente. Diciamo degli acquisti secondari. Ah sì, eccoli qua. Questi sono arrivati nuovi pezzi. Non è arrivato Black Panther, eccolo qua, Black Widow, il dottore, Doctor Strange, non mi ricordo se ho fatto vedere Spider-Man, Thor, no, Hulk forse sì, non mi ricordo più, sì, perché Spider-Man ho fatto vedere, vabbè, comunque sicuramente Doctor Strange, Thor, Black Panther e Black Widow, eccola qua, con il culo perfetto, anche se Scarlett Johansson è stata abbastanza sui maroni. Fumetti non ho preso niente. Ah no, fumetto ne ho preso uno. Eccolo qua. Batman il lungo Halloween, che anche questo insieme a... questo l'abbiamo visto. Batman 1 sono diciamo, i due fumetti che si ispirano al Batman. Nuovo The Batman, che mi è piaciuto tantissimo, lo consiglio. Poi qualche filmetto, vabbè, ma niente di che. Questo, cioè, i film li facciamo vedere nell'aggiornamento della collezione Blu-ray. Qua abbiamo messo, ho aggiunto un quadro della mia ragazza, il mio preferito, mi piace tanto, me lo sono messo, me lo sono prelevato. E niente, può dire che possiamo andare ai piatti un po' più forti. Valutiamo. Sì, non ho preso altro, sinceramente. Sì, perché altre cose le voglio far vedere, diciamo, in video specifici. Ok, allora partiamo dalle prime cose. Cuffione. Ah no, sì, cazzo. La prima cosa in assoluto è il mobiletto in vetro temperato. Così ho tolto la bruttura che c'era là del filo HD. Qua c'è la play, il diffusore che si riesce a sentire lo stesso. Per fortuna poi ho messo altre cose, ho messo qualche fumetto, qualcosa per fare un po' di scena, ma è un po' da vedere, nel senso è in continuo aggiornamento. Questo e questo mobiletto l'ho comprato per l'impiantino, però lo vediamo dopo. Eccoci qua. Intanto andiamo con le cuffie, che le ho prese sia, sono Bluetooth, però le uso anche col cavo. Questa è la confezione della Bose, sono le Bose Soundlink, eccoci qua, e le ho prese anche per l'impiantino, ecco, sono molto insieme a questo, diciamo, cioè, come si chiama, non so come chiamarlo, comunque il portacuffie, io lo chiamo per vederle, insomma, per metterle in maniera un po' più elegantina, che stiano bene. Le cuffie devo dire che sono molto belle, le ho provate sia in Bluetooth che in col cavo, ma il fascino del cavo mi piace di più, sinceramente. Eccole qua, scusate, cuffie Bose, pompano che è una meraviglia, le ho già testate con diversi tipo di Pink Floyd, Metallica, un po' di tutto, Queen, vanno che è un piacere, non costano pochissimo, però insomma dai, meritano, diciamo che non sono ovviamente cuffie professionali, super mega incredibili, però fanno il suo lavoro. E sono comunque soddisfatto. Un attimo solo, sapete che
Le mie riprese sono sempre al top. Eccoci qua. Mi piace che tutto sia bello ordinato, poi sono un maniaco. Bon. Ed è bella anche insomma sta specie di astina che le tiene così, se non viene proprio il nome, sono un incoglionito ragazzi. Eccolo qua. Fa comunque il suo effetto. Vabbè, ripeto, lo uso sia in Bluetooth con lo smartphone che sull'impiantino Wi-Fi, col classico jack, con i vari adattatori, e va che è un piacere. Addirittura lo uso su questo, sul vecchio iPod, che te lo godi a manetta. Adesso sto convertendo tutti i CD, me li sto convertendo su iTunes, così... Cioè, si sente meglio comunque rispetto a Spotify, almeno secondo me, ma ripeto, non è che sono un esperto di audio robe, quindi non voglio parlare per il cazzo. E niente, questo è il piatto forte. Chiaramente stiamo parlando di un sistema micro Wi-Fi, però insomma ho voluto prendere una cosa, diciamo, un attimino più seria. Eccolo qua, della Yamaha. Eccolo qua, e lo uso principalmente per i CD. Ci ho aggiunto un subwoofer bello cazzuto, e questo diciamo che aiuta molto, cioè dà comunque un tocco in più, la differenza è comunque importante. Eccoci qua. Vabbè, qua classico, tutto a Bluetooth, radio, CD, insomma, quello che serve. Ripeto, stiamo parlando comunque per i puristi, per chi pretende il suono, la perfezione. È ovvio che un dispositivo del genere sicuramente non è per quel target di persone, però per me, sulla mia stanza, poi, perché all'inizio avevo pensato di mi prendo un... magari anche un hi-fi, diciamo, da comporre, prendere pezzo per pezzo, più economico, magari anche economico, però il problema è che la stanza, insomma, non è che sia gigantesca, anzi, quindi non avrebbe senso, dovrei comunque tenerlo basso e tutto, dopo lo farò ovviamente il video del setup, completo, tra giochi e tutto, questo lo farò un po' più avanti. E l'ho detto, mi prendo, diciamo, un impiantino di fascia alta, che comunque è sempre nella categoria micro, e ci aggiungo magari un pezzo che è il subwoofer, e almeno mi godo i miei CD bene, sono comunque uno spazio non grande, cioè non è piccolo ma neanche gigantesco, però con una qualità audio insomma importante, perché ripeto, rispetto a quello che avevo, rispetto alle casse comunque della Logitech, quelle che uso per il PC e tutto, c'è la differenza. Qua un piccolo subwoofer, c'è la differenza, è importante. La differenza è importante, sono strasoddisfatto, e alla fine di tutto ho speso sui 500 euro. E comunque già il mobiletto dà un tocco bello, che ormai è l'ultima cosa che posso anche mettere, perché ormai quello spazio è risicato. Però cioè, è proprio bello da vedere. Cioè, sia la parte estetica, che vabbè, uno può dire che te ne frega, devi ascoltare, però anche l'occhio vuole la sua parte. E sono riuscito a rendere sia più bello lo studio che più funzionale, ripeto, con la musica, perché avevo un impianto che era improponibile, avevo voglia di spolverare i miei CD che purtroppo da un po' che non ascoltavo, e con questo ho fatto due piccioni con una fava. Mi sono preso, a mio parere, il top per quello che serve a me e per la stanza che ho. Certo, l'idea di prendere per il salotto, che è bello grande, magari un impianto hi-fi con amplificatore pre finale, diffusore di un certo tipo, lettore CD lo stesso, non è un'idea che è scartata pienamente, ma di certo non posso metterla per lo studio va bene questo e basta. So che tanti amano il vinile, che si sta tornando anche alla grande, però onestamente non... la mia generazione è il CD, e quindi comunque amo il CD, poi ne ho già tanti, insomma non una roba incredibile, ne ho, non so, un 300 penso, qualcosa di più, dopo faremo i conti quando farò il video della mia collezione di CD. Però ripeto, poi il vinile è comunque una manutenzione diversa, bisogna avere anche delle conoscenze diverse, ecco. Poi costano anche molto di più, perché un CD top magari con 15 euro te la cavi, un vinile cioè dai 25-30 in su, e sinceramente poi grande è sempre un problema di spazio, con i CD vado meglio. E niente raga, questi sono i miei acquisti, quindi l'impiantino, mobiletto, cuffiette, colonne sonore di Star Wars, il puff, vabbè, sono arrivati le statuine della Marvel,
E così insomma, raga, e poi due pop che aumentano la collezione a 64. Altra roba, onestamente non me li ricordo, non so se avevo fatto questi, non mi ricordo se li avevo fatti vedere. Doc e Marty, non mi ricordo, però li faccio vedere. Ripeto, anche qualche filmetto in più, li faccio vedere così molto in velocità, però ecco. Voglio fare un video a parte dove faccio l'aggiornamento di Blu-ray perché comunque c'è stato un aggiornamento importante. Eccoci qua. E niente ragazzi, gli acquisti di marzo sono tutti qua, ripeto. Mi sto guardando attorno perché non mi ricordo che cazzo che compro, arrivano pacchi ogni giorno. Detta così suona un po' male, ma va bene. Niente ragazzi, saluto dal Comandone Veneziano. Prossimo video penso sarà o la collezione di CD. Non lo so, sinceramente se lo valuterò, tanto ne ho ancora tante da far vedere, quindi insomma, sono tranquillo. Raga, un saluto dal Comandone Veneziano, alla prossima. Ciao ciao.